Certo. Niente, per sapere. Mi è venuto in mente così adesso per la pioggia. No, l'altro giorno però ho rivisto un film che secondo me c'entra con quella cosa che ci è successa delle banane. Tu te lo ricordi Codice Il d'Onore? Banana Gate. Il Banana Gate, tu te lo ricordi Codice d'Onore con Jack Nicholson? Ma Quando... certo. Esatto, ti ricordi quando lui viene condannato, ma poi si alza e dice: io ero l'ultimo uomo sul muro, l'ultimo uomo e l'ultimo vostro guardiano, e oltre quel guardiano non c'è niente, oltre quel muro, adesso quel muro non è più controllato e quindi ora voi sarete esposti a qualsiasi pericolo. Sì. Allora, come immagini, io sto veramente molto incazzata e non sono incazzata per quello che ha fatto il carabiniere, che evidentemente è un abuso, nel senso che non mi puoi, come dire, non ti puoi porre davanti a me come se io stessi commettendo un illecito quando non sto commettendo un illecito. Prova ne sia che non c'erano gli estremi proprio per multarci. Però il punto non è, cioè, se tu mi sanzioni perché commetto un illecito, stai facendo il tuo dovere. Se cerchi di, come dire, intimidirmi mentre non sto commettendo alcun illecito, stai facendo un abuso. Questa cosa è ovvia per me. Probabilmente è stata ovvia anche per te in quel momento, ma Talmente ovvia che già stava Ionesco, appunto. ok, allora spiegami per quale ragione viviamo in un paese dove le reazioni dominanti sono: lascia stare i carabinieri che sono stressati, sì, però anche tu, cosa ci facevi fuori dal mercato a comprare solo quattro banane? In generale, non fare polemica in questo momento perché abbiamo bisogno di rispettare i morti del Covid e quindi anche tu che ti fai il selfie stai mancando di rispetto. Cioè, in generale, le posizioni dei commenti sono: sì, forse il carabiniere avrà esagerato, ma esageri di più tu se dici che il carabiniere ha esagerato. Ora, che cosa non sto capendo? Perché io in questo momento, forse più che incazzata, sono triste e preoccupata, perché mi rendo conto che quando davanti a un abuso, a un eccesso di potere, le persone che dovrebbero essere tutelate da quel potere gli permettono gli eccessi in nome della sicurezza, in nome dell'ordine pubblico, noi non abbiamo bisogno di un golpe, cioè il golpe è già nella nostra testa. Perché così tante persone in questo paese sono convinte che le forze dell'ordine possano dettare ciò che è lecito o illecito in base al proprio umore e al proprio stress, invece che in base ai regolamenti e alle norme? Allora, io penso che ovviamente tutto dipenda, ma sai che io sono una persona profondamente statalista, figlia di segretario comunale, che è convinta, vive nella mitomania di essere lo Stato e che lo Stato sia costituito da ogni cittadino, anche da cittadini che fanno, diciamo, fanno le guardie, fanno i carabinieri o fanno altre cose, e l'insieme, diciamo, la salute di questo Stato dipenda dai comportamenti dei singoli individui, e ancora di più, siccome la democrazia è rappresentativa, dipende appunto dai rappresentanti che sono democraticamente eletti da tutti gli aventi diritto. Il Banana Gate, secondo me, però, rivela una cosa abbastanza interessante, che tu rispondi su un piano di non violazione di una norma, giusto? Sì. Il carabiniere la applica in maniera estensiva, passando però da un ambito di legalità a un ambito di opportunità, che però non è un ambito legale, è un ambito morale, e la morale ovviamente La è morale singola. anche no, eh. La morale soprattutto è singola. Seguimi Certo. nel discorso. E quindi comunque diciamo, quindi cosa porta? Porta una discrezionalità. La discrezionalità fatta una libera tutti, perché lui ha avuto, diciamo, l'interpretazione estensiva della norma dicendo che la rappresentazione di quella cosa lì non era una rappresentazione da epoca Covid, e quindi ha dato la sua immagine del mondo, e tu hai risposto giustamente con un'immagine del mondo, potendolo fare, perché tu hai trovato che l'opportunità di questa situazione, infatti ne stiamo parlando, fosse la dialettica, e cioè fosse perché noi... O una parte di noi, o chi decide di farlo, decide che non si può, diciamo, discutere del comportamento dei carabinieri perché è inopportuno, o delle forze delle polizie, o diciamo delle limitazioni date della sospensione dei diritti costituzionali. Ecco, io penso che questo dipenda dal fatto che la temperatura democratica del nostro paese è bassa da una trentina d'anni.
Cioè, se noi avessimo una coscienza democratica, tutto questo non, tu non sembrerebbe come non è un attacco personale a un altro essere umano. Ma sembrerebbe una critica, non lo è appunto, perché io come lo vivo infatti, come una critica, diciamo, a delle istituzioni democratiche, a delle funzioni, non delle istituzioni, a delle funzioni democratiche. Ecco, se però, però avere una coscienza democratica significa che gli individui interpretano, indipendentemente dalla loro, dal loro senso opportunità, dal loro senso morale, una funzione, e che quella funzione ha delle regole. E c'è la funzione cittadino, la funzione carabiniere, la funzione sindaco, la funzione primo ministro. Ci sono delle funzioni che sono come nei Lemmings, tutti quanti possiamo via via interpretarle. Giusto? Ecco, giusto. Se si esce dalla democrazia come insieme di regole o di Lemmings, in che cosa si passa? Si passa in un ambito di discrezionalità che non può far altro che portare, diciamo, come ha già portato quando si perde la coscienza democratica, che, come ripeto sempre, è l'unica rivoluzione senza sangue che io conosco, e che è un processo, cioè la democrazia si esercita. Nel momento in cui uno smette di esercitare la democrazia, si arriva al desiderio dell'uomo forte. Beh, noi ci siamo dentro pienamente, voglio dire. Lui... E della protezione, soprattutto se uno, finché uno sceglie i propri rappresentanti e delega i propri rappresentanti, la responsabilità in qualche modo è condivisa, e c'è il concetto di responsabilità singola. Se tu smetti di fare questa cosa qui, allora se smetti anche di non credere, non vai a votare, per esempio, non eserciti il diritto di voto, la tua responsabilità, tu preferisci non avere responsabilità, che un altro scelga per te. E tu ti stai zitto, non hai strumenti dialettici. Non mi fa parlare di sta roba che già sto incazzata che piove. Ma per me invece questa cosa è essenziale, perché questo è un format che si fonda su un unico culto, che è quello della dialettica. Cioè, per me la dialettica è la base della democrazia, perché la dialettica è un sistema di regole per, diciamo, celebrare la conflittualità in maniera creativa, in maniera costruttiva. La democrazia è l'unico sistema di governo che si forma sul conflitto, che si fonda sul dissenso. Cioè, noi quando andiamo a votare, votiamo tu A e io B, proprio perché per noi quella liturgia, la liturgia del dissenso, dell'opinione opposta e ugualmente legittima, è il sistema democratico stesso. Cioè, io devo poter esprimere un dissenso nei confronti di un abuso. Non è che siccome tu sei la forza dell'ordine e io sono il cittadino, allora la dialettica non esiste. Per cui, quando così tante persone ritengono che la dialettica sia sovversiva, addirittura eversiva, in un momento di crisi, non è così. Nel momento di crisi è lì che tu devi esercitare la dialettica, perché è nel momento di crisi che è più alta la probabilità che ti venga esercitato contro un abuso, che la forza vada in eccesso. Sul fatto della delega, la mia impressione è questa, che molte persone sono convinte che la democrazia si esaurisca nell'atto in cui tu voti, nel momento in cui tu voti qualcuno. Da quel momento la persona che dovresti andare, secondo l'ultimo sondaggio Censis, che è di neanche 4 mesi fa, più della metà della popolazione italiana ritiene che chi è stato eletto debba poter agire fuori dalle dinamiche della dialettica ordinaria, cioè non deve affrontare commissioni, non deve affrontare parlamenti, non deve affrontare problemi, deve decidere e basta. Quindi rischiamo di andare nella cosiddetta democratura, cioè l'idea che una persona venga eletta per governare e poi governi a dispetto di chi lo ha eletto. E che molti lo considerino normale. Poi, che un governante cerchi sempre di fare questo, tutti hanno cercato di aumentare il potere di chi governava e diminuire quello di chi controllava chi governava. Questa è una tensione, il potere deve fare il suo gioco, ma i cittadini devono fare il loro. E nel momento in cui, davanti a un abuso, i cittadini dicono non lo puoi denunciare perché altrimenti viene meno la fiducia nelle forze dell'ordine, signori, la costituzione di un paese democratico che esce da una dittatura è, come dire, scritta per difendere i cittadini e le cittadine dai loro eserciti e dai loro governanti. La Costituzione è il nostro atto di sfiducia nei confronti dei poteri. Esiste per proteggerci dai militari. Tutti i golpe che conosciamo sono golpe militari. Per cui è chiaro che per me è problematico la situazione che stiamo vivendo, perché dà proprio ai militari, anche ai non militari, anche ai poliziotti, il potere di agire discrezionalmente, che è esattamente quello che la Costituzione dice che non possono fare.
Io non credo che la Costituzione si possa, diciamo, limitare a proteggersi dai nostri, diciamo, dai nostri militari. No, no, no. Io Proteggerci dai penso. militari e dai E governanti. dai governanti, Certo, è una esatto. carta di distribuzione dei poteri. Cioè, la Sì, Costituzione, a esatto. cosa serve la Costituzione? Povera patria, tra l'altro, come cantava qualcuno. Però No, bisogna dimmelo, ovviamente. secondo te a che No. altro serve la Costituzione? Serve, diciamo, a normare i comportamenti degli organi dello Stato e dei cittadini. Degli organi dello Stato, la Costituzione Cioè, stabilisce dei i cittadini. diritti dei cittadini in ordine ai loro governi e ai loro eserciti e ai loro tribunali, Ai diciamo. loro tribunali, esatto. Chiaro. No, nessuno scappa, diciamo, perché l'idea è che la democrazia sia fatta per funzioni, le funzioni possono essere, diciamo, semplici o complesse e soprattutto possono essere singole o collettive. Sì, però noi in questo momento viviamo in uno stato di eccezionalità rispetto alla Tant'è Costituzione. che noi alcuni diritti costituzionali sono sospesi, Cioè, ma noi, questo è. moltissimi, praticamente la maggioranza, non abbiamo diritto di culto, non abbiamo diritto allo studio, non abbiamo diritto al lavoro, abbiamo perso la libertà di movimento, quella di assembramento e quindi tutta una serie di libertà politiche, tipo quella di sciopero, tipo quella di manifestazione del dissenso politico. Abbiamo perso una parte del diritto alla salute, perché in questo momento se tu hai. No, non abbiamo perso, noi abbiamo abdicato in quanto cittadini, è diverso, non li Stato abbiamo chiesto persi. di farlo e lo stiamo Sì, facendo. Per quanto no, tempo lo dobbiamo fare? Prima domanda. Seconda però per me cosa, interessante. tutti questi diritti sì, abbiamo deciso insieme che potevamo starci, che ci venissero tutti, No, ma è interessante però ma ne questo. rimangono altri e non vuol dire che siccome me ne hai tolti 10, io te ne devo No, fare 15. I no, 5 che certo. non mi hai tolto sono miei e li difendo. E cioè, li difendi e soprattutto li difendi avendo esercitato negli anni tutti gli altri diritti, diciamo, perché la cosa interessante, diciamo, che forse sottolineerei, perché per te è chiaro e lo è chiaro anche per me, però non è sempre chiaro, è che i diritti, diciamo, non vengono da soli. I diritti hanno come controparte i doveri. Certo. Quindi, diciamo, la cosa interessante è che nella Costituzione ci sono scritti i diritti e i doveri dei cittadini. Quindi, quando si parla di diritti, bisogna sempre pensare che arrivano a una specie di controparte. Questa controparte non agisce in maniera morale, cioè non è che tu devi pensare sono buono o non sono buono, mi sto comportando come cittadino o non mi sto comportando come cittadino, e questo, diciamo, secondo me fa sempre tono. In questa particolare ottica di dovere, siccome siamo ancora in un regime democratico, nonostante tutto, io penso che è importante dire che alla sospensione di questi diritti costituzionali abbiamo partecipato tutti perché ciascuno di noi si è messo a fare quello che gli è stato chiesto. Adesso, sono come le riunioni al lavoro, secondo me, bisognerebbe Ok. sempre in qualche modo dire che la riunione comincia alle 13:30 e poi dire anche che finisce alle 16:30, per esempio, perché altrimenti dire che le riunioni e che le quarantene o i confinamenti cominciano alle 13:30 del tot di marzo e non si sa quando finiscono, questo, diciamo, comunque crea qualche problema, Ok. Questo è quello diciamo. che è successo in Ungheria. In Ungheria, Orban ha deciso che stava cominciando un periodo di pieni poteri, ma non ha detto quando finirà. Ma lui perché tanto sta aspettando? Di fatto ha Sì. instaurato una dittatura. Era felice, tra l'altro, perché già ci aveva provato altre volte, diciamo, non tutti Sì, i c'è stato coronavirus divertente vengono per. perché lo ha richiesto in ordine al principio di emergenza del Covid. In quel momento in Ungheria c'erano 12 morti per Covid. Quindi capisci che il racconto dell'urgenza è più importante dell'urgenza stessa. No, è interessante la preveggenza della dittatura. La preveggenza della dittatura è interessante. L'altra cosa che mi viene in mente mentre parlavi, Murgi, è che in effetti questo format si basa sulla dialettica. E giustamente tu dici che la democrazia si basa sulla dialettica, Certo, ed è vero. quando Però, posso esprimere dissenso non sono in democrazia. è perfetto, però pensa cosa succede in un paese dove dove la democrazia è un sistema di regole che non passano tutte per il linguaggio parlato, ma sono anche una serie di comportamenti e comunque sono, diciamo, una costruzione di leggi che vanno in qualche modo lette e capite. Pensa quando noi, l'unica cosa, diciamo, negli ultimi 30 anni, non voglio riparlare delle subordinate, ma sai che sto anche per dire quella cosa lì, noi siamo abituati a gestire.
che noi siamo abituati, diciamo, ci hanno abituato o abbiamo deciso di abituarci, abbiamo scelto di farci abituare a dialettiche che passino solamente per linguaggi che sono di pancia. Cioè, noi, le nostre dialettiche sono diventate in qualche modo tutte sentimentali. Questo che significa? Che noi certe volte ci approcciamo alla democrazia, che è un sistema di regole in realtà non sentimentale, in maniera sentimentale. Questo fa sì che noi confondiamo alcune cose lecite come cose che invece ci piacciono o non ci piacciono, ma non c'entra che ci piacciono o non ci piacciono, sono leciti, possibili o non lo sono. Tutto questo discorso che stai facendo non mi coinvolge minimamente, perché io nei confronti della tua un rapporto totalmente laico. Ma non parlo di te, parlo, io penso che... Io non penso che sia la Costituzione più bella del mondo, certo che sono contenta di avere questa in questo momento. Murgi, ma secondo te, nessuno dice che una cosa è la cosa più bella, nessuna persona sana di mente dice che una cosa è la cosa più bella del mondo, questo presupporrebbe che tu le abbia viste tutte e che nessuna cosa mai più ti sorprenderà, quindi ti puoi anche tirare un colpo al muro, diciamo. Diciamo che l'America, che non è in nessun modo il mio modello né costituzionale né democratico, però ha iscritto ma parliamo delle patatine fritte anche però dell'America, no? Sì, parliamo del fatto che nella sua Costituzione c'è il diritto alla felicità, per esempio. Ecco, io credo che se nella nostra Costituzione ci fosse stato il diritto alla felicità, il fatto che noi fossimo felici di farci una foto in quel momento sarebbe apparso meno sanzionabile. Murgi, ma la felicità non è un diritto, è una responsabilità. Se uno esatto. È felice, fa stare meglio anche gli altri. Cioè, se uno è triste, è un accollo. Quindi, cioè, la felicità è un fattore democratico nella misura in cui se tu sei felice, rompi meno tutto quello che c'è da rompere allora, all'intorno. Usciamo dal Banana Gate. Andiamo su esempi un po' più pratici. Sì. Hai visto la pagina Le Bimbe di Conte? No. C'è una pagina su Facebook. No, ma perché mi devi dire delle cose che poi mi annichiliscono? No. Prendila, guarda. Ragiona in questo momento come se fossi uno psicologo sociale. Insomma, stanno andando ad aprire. Esatto, Le Bimbe di Conte. Ma dove sta? Sta su Facebook, credo anche su Instagram. Psicologo sociale, eccolo qua. Ah sì, come? Sì, c'è anche su Instagram. Esatto. Allora, che cosa... Nuovo fenomeno della rete. Allora, vedi che ti perdi il meglio. Allora, la mia sensazione è che in un momento di crisi, cittadini che normalmente eserciterebbero uno spirito critico più elevato quando non serve, cioè in tempi di democrazia normale, decidano di abbassare il proprio livello di guardia democratica e sviluppare forme di tolleranza, culto o comunque elasticità maggiore nei confronti di chi governa. E addirittura questa cosa si abbina non soltanto a comportamenti più obbedienti e più anche oltre le norme, cioè tu obbedisci anche a quello che non ti è chiesto di fare, per dire, per cui diventi più realista del re. È interessante il fatto che chi governa assuma addirittura per te uno statuto di oggetto del desiderio. Cioè, l'uomo forte diventa anche un uomo desiderabile. Per cui te lo ricordi il corpo del capo di Marco Belpoliti quando c'era Silvio Berlusconi? È quella roba lì, esatto. È questa cosa che l'uomo forte è sexy, a me spaventa. Cioè, l'idea che ci sia un fascino nella divisa, a me spaventa. Non è che ti spaventa, è spaventosa, tranne per il senso in cui lo dicevamo a puntata 2 o puntata 3 sulla divisa delle suore, diciamo, eccezione fatta, diciamo, per la divisa che ti aiuta a riconoscerti, ma non a essere riconosciuto, a riconoscerti, come dicevo, quindi a evitare i problemi connessi all'invecchiamento, specialmente per i signori di mezza età come me. Evitata questa cosa qui... io penso che sì, diciamo, ma questo è successo tante volte nella storia, diciamo, che il capo diventasse un oggetto erotico. Sì, però nel momento in cui tu lo desideri, sei disposto disposta in questo caso a fare molti più sconti sui comportamenti antidemocratici. Sono d'accordo, sto pensando, diciamo, vedendo questa pagina, diciamo, esteticamente abbastanza brutta, però con 105 rotti mila follower. L'indulgenza
è l'indulgenza che ti sorge verso chi desideri, verso chi, cioè al capo serve essere sexy, perché l'essere percepito come un oggetto del desiderio diminuisce la conflittualità intorno alle cose che fai, anche se le cose che fai non c'entrano proprio niente col desiderio. No, Murgi, però era divertente quando invece, per fare conto, uno era periodi in cui gente era sexy, non neanche si può dire, ma secondo me il fatto che il capo sia sexy e che è una cosa abbastanza connaturata, diciamo, alla figura, alla costruzione dell'uomo di potere. Cioè, anche i racconti che venivano fatti, diciamo, anche di grandissimi dittatori, erano racconti che partivano, diciamo, anche dalla virilità, dalla fertilità, cioè del capo, sì, sostanzialmente. Se questa è la logica, è una logica patriarcale, è il motivo. Non è perché è una logica di il capo, no, diventa patriarcale, perché nessuna donna al potere può entrare in quella logica. Cioè, una donna al potere non diventa più desiderabile, al contrario. No. No, perché poi partono quei tailleur di cui sappiamo, diciamo. Esatto. Ma aspetta, però questa cosa del sexy è un primo passaggio, perché in realtà poi ci sono anche altre cose che io trovo interessanti in queste dinamiche. Per esempio, è vero che ci piace l'uomo forte, ma è anche vero che nel momento in cui tu critichi l'uomo che in teoria dovrebbe essere forte, insorgono un sacco di persone a difenderlo dicendo che è debole e non lo devi attaccare. È debole e non lo devi attaccare vuol dire, per tornare alla dinamica del carabiniere, è perdonalo perché sono stressati, non capisci il livello di pressione a cui sono sottoposti, dovresti essere solidale e avere pietà e un po' di elasticità e invece lo attacchi. Cioè, paradossalmente, quella figura forte che dovrebbe difenderti diventa la figura che tutti dobbiamo difendere, come se fosse in realtà la creatura più debole. Ora, io le rispetto le forze dell'ordine. Credo senz'altro che la situazione che stanno vivendo, cioè controllare carrelli di pensionate fuori dai supermercati, sia molto meno stressante che controllare spacciatori, criminalità e quelle cose che fanno normalmente. Quindi io non credo che questa sia una situazione di maggiore stress. Al contrario, corrono molti meno rischi che in altre circostanze, perché la verità è che soltanto il 2% delle persone che vengono controllate da loro, secondo i dati che loro stessi hanno comunicato agli organi di informazione, soltanto il 2% viola i decreti, tutti gli altri li stanno rispettando. Per cui da un lato c'è un falso racconto della fragilità delle forze dell'ordine che sarebbero sottoposte a chissà quale stress, dall'altro lato c'è un racconto altrettanto falso degli italiani, popolo di furbi che cercano di fottere le forze dell'ordine. Questo è sbagliato, cioè ogni volta che noi diciamo ma noi italiani non rispettiamo le norme, non è vero, le abbiamo incredibilmente, preoccupantemente rispettate, no, io penso che oltre il tanto che ci è stato chiesto. Muggi, io penso che le regole non si rispettino né incredibilmente, le regole si rispettano e basta, non c'è nessun avverbio, diciamo, per rispettare le regole, ma questo te lo dice una persona proprio innervata, diciamo, di democrazia, talmente innervata che questa cosa che mi hai fatto vedere delle bimbe di Conte mi preoccupa, qui sì, incredibilmente, perché io penso che nel momento in cui il capo diventa anche sexy, questa è una vera sentina, diciamo, della democrazia che vira in democratura. Direi proprio di sì. Questo, diciamo, mi fa... Allora, tu dici le regole si rispettano o non si rispettano. E basta, o non si rispettano. Non sono d'accordo e basta. Io ritengo che un meccanismo di ipercontrollo, se si prolunga per abbastanza tempo, 21 giorni bastano, noi siamo già a più del doppio, quello che accade è che le persone percepiscono un senso di colpa, anche comportamenti che non violano alcuna legge. Ieri una donna mi ha scritto: cara Michela, ho l'ansia a mille perché fra poco devo andare con mia figlia a prendere un libro che è arrivato in libreria. Dentro la mia testa ci sono solo film di me che vengo fermata e devo spiegare come mai non ho lasciato mia figlia di 8 anni a casa e non sono andata da sola. Come mai sto prendendo un libro solo? Quanti metri dista la libreria da casa mia e perché non l'ho ordinato online? Cioè, la sola idea di trovare giustificazioni ha fatto sì che io e mia figlia non uscissimo di casa per settimane. Adesso però io vado. Ecco, questa donna, se va in libreria a comprare un libro con la figlia, non sta violando alcun decreto, però è talmente spaventata, non ha più paura del virus, ha paura delle pattuglie.
No, Murgi, ma questo gli arrivano diciamo. decine in questa maniera. E io capisco che possa succedere questo, però, e questo ovviamente poi succederà, che poi lo sai che se succede a me, poi sai che sbrocco, poi siamo fortunati che a me non mi è mai successo, diciamo. Perché io in centrale ti fai 3 ore a spiegare perché ti già sta me le sono la patente, perché. Sai già che l'ho già fatto per motivi, diciamo, in epoche molto più ridenti di questa che stiamo vivendo. Okay. Però io quando. Io dovrò andare a ritirare un libro in una libreria che sta a più di 700 metri da casa mia. Già il fatto che io devo sapere esattamente quanto, diciamo, dista la libreria mi disturba, però comunque lo so, e andrò a petto scoperto con la mia autodichiarazione, e se non ce l'ho, forse andrò senza autodichiarazione perché non ho la stampante come la maggior parte dei cittadini, perché adesso forse ci sarà l'app, però intanto la stampante già è un problema, quindi la puoi scrivere a mano. Sì, bello, una bella grafia così, diciamo, sicuramente. E, immagina se io non sto violando nessuna regola, a me fermano, pensa cosa può succedere. Sì, allora, tu non stai violando nessuna regola, ma la differenza fra quello che pensa il carabiniere e quello che pensi tu, dico il carabiniere, ma potrebbe essere un poliziotto, potrebbe essere... Sì, certo, è che lui interpreta da lui, esatto, lui guarda... E che lui pensa di poter esercitare la discrezionalità, ma pensa che tu invece non la possa esercitare, e questo è un problema democratico. Ma questo è uno dei tanti problemi democratici, che però, devo dire la verità, io sono rimasta abbastanza meravigliata di quanto i cittadini italiani abbiano rispettato, diciamo, regole abbastanza ferree. Ecco, quello, ho pensato che invece in fondo forse una coscienza di corpo, una coscienza di Stato, un'immunità di gregge ai fascismi, forse invece ce l'abbiamo, capito? Perché rispettare queste regole significa questo, diciamo, che quella che io dico che non abbiamo sanità democratica, forse invece sono pessimista, forse invece ho un atteggiamento radicato, profondamente radicato. Sono pessimista come te, anche perché li vedo i commenti che ci sono sotto al post che abbiamo fatto, voglio dire, non è che li vedo, nel senso che ci sono un sacco di persone che ritengono che in questo momento l'abuso faccia parte della protezione di cui siamo oggetto, secondo loro, E, tu dici, è bellissima questa cosa dell'immunità di gregge contro i fascismi, non ce l'abbiamo. Pensavo che non ce l'avessimo, però pensa al rispetto delle regole. Aspetta, ma il rispetto delle regole è una cosa bellissima, cioè su questo pensa al rispetto diffuso. Un popolo di obbedienti non è necessariamente un'espressione di immunità di gregge ai fascismi. È un'obbedienza per un bene collettivo, non per una protezione collettiva, è un'obbedienza per un bene collettivo che è diverso, sì, che fa coscienza di Stato, che fa coscienza democratica, che fa addirittura, scusa se adesso mi senti sventolare un tricolore, ma fa addirittura quasi nazione, quella cosa che sembra sempre che non ci sia, nonostante i decreti regionali. Però diciamo... Sì, su questo ti do ragione. Credo però che accanto a questo atteggiamento ci siano spinte parallele, ma in direzioni opposte. Cioè ci sia il desiderio, cioè, se no non ti spieghi gli sceriffi da balcone. Cioè, nonostante tutti statisticamente stiamo rispettando questi decreti, e infatti, voglio dire, Napoli ieri 0 contagi, 0 morti, Di qual era hanno contato? Non ho capito. Di qual era hanno contato? Lo dico da napoletana. I numeri del colera erano decisamente inferiori a quelli del Covid, e tuttavia, come dire, il Nord li ha presi a sberleffo per anni, adesso, come Ma dire, lo so. A volte la storia è ironica, però la questione è un'altra. Se tutti stiamo rispettando i decreti e le statistiche lo dicono chiaramente, com'è possibile che tantissime persone siano convinte che invece tantissime persone stiano violando i decreti? Per cui siamo pieni... Ma perché è un racconto. Siamo pieni di Inspettore Callaghan dai balconi, di sceriffi di Nottingham che col telefonino filmano i runner. No, Murgia, però diciamo, attenzione. È sempre un problema di democrazia, perché tu io ogni mattina mi alzo come la gazzella e il leone, guardo fuori dalla finestra e vedo i vicini che cosa stanno facendo e dico, quello lì che sta facendo il vicino si potrà fare o no? Poi mi sveglio, mi riprendo e dico, non fare, che segretina? Esatto. Però
è tutta la democrazia che ruggisce dentro di me, che tampona, ferma e spiega e chiude per sempre, diciamo, nella dimenticanza quell'atteggiamento che comunque uno sviluppa, perché la paura è un motore più forte di qualsiasi cosa. Okay. Ma la democrazia serve anche per combattere la paura. Questo serve, capito? Certo. Cioè, la democrazia serve un sacco di cose, praticamente. Io cioè, il contrario della paura non è l'amore, il contrario della paura è la democrazia sempre, capito? Certo. Sono d'accordissimo con te, il contrario della paura è la democrazia. Per questa ragione, se mi scrivono decine di persone e mi dicono che hanno paura di essere fermati dalle pattuglie, anche se non stanno facendo niente di illecito, significa che quelle persone non lo sanno, ma già vivono in un contesto non democratico, nella loro testa, perché hanno introiettato l'idea che la polizia abbia il diritto di fare loro tutto, compreso contestare illecito. Ma questo noi sappiamo che non è vero, lo abbiamo detto per 40 minuti. Sì, 31, la precisione. Però, ok, qual è l'antidoto allora? L'antidoto è prima di tutto leggersi la Costituzione e andarsi a vedere quali sono i diritti costituzionali che sono stati temporaneamente sospesi per un bene collettivo e non, diciamo, per rafforzamento. Esatto, non per sempre, ma per un momento, con delle ragioni scientifiche. Ovviamente, tu sai che io dicendo questo viene fuori di me un illuminista che in realtà non sono sempre, però anche l'illuminismo è un esercizio e la democrazia è un esercizio, una procedura, una liturgia anche, come diresti tu. E quindi diciamo, facciamo questo, compiamo questo rito collettivo e chiediamo se, diciamo, fino a quando... Secondo me non basta, secondo me non basta. Secondo me, per esempio, io e te che ci confrontiamo su su posizioni diverse oppure su modi diversi di interpretare la stessa posizione, a volte capita anche questo, come in questo caso, è un esercizio, è proprio una pedagogia, so che non ami questa parola, ma è così. Cioè, nel senso, noi siamo in questo momento totalmente sprovvisti di palchi, di schermi di televisori e di... cioè non abbiamo niente né nelle televisioni né nelle radio che metta in scena la possibilità di confrontare posizioni diverse o modi diversi di interpretare la stessa posizione in maniera approfondita, in maniera non polarizzata. Cioè noi non ci riusciamo a mostrare che il dissenso è bello ed è il fondamento del nostro stare insieme. Non riusciamo più a dimostrarlo, è tutto orribile. Io vedo il tenore dei commenti sotto i miei post, non è un tenore di confronto, è un tenore, per moltissimi, un tenore di rissa sul piano personale, non sono capaci di sostenere un argomento, per cui devono attaccare la persona, e sono queste secondo me le basi democratiche che mancano. Ho capito Murgi, però quando è passata l'idea che uno quando parla ha ragione e quindi non può far altro che essere smentito con un'altra ragione, invece nessuno ha ragione, tutti si confrontano per giungere, diciamo, a un'idea condivisa di una cosa, e allora sai, bisogna riprendere dalla grammatica e dalle subordinate, come dico sempre. E dalla pedagogia anche, perché molti mi dicono, ma perché rispondi a queste persone? Ignorali. Non li voglio ignorare, non li voglio ignorare, perché sono convinta che cercare di riportare le persone sul piano della dialettica sia un servizio democratico, l'unico che io posso fare, perché non faccio il poliziotto e non ho la sindrome del poliziotto, tantomeno quella dello sceriffo. In questo palazzo possono fare qualsiasi cosa, io non denuncio nessuno, perché credo che ciascuno sia responsabile delle sue azioni. Ma l'idea di denunciare qualcuno è demenziale. Che dillo alla sindaca Raggi che ha istituito un numero per fare i delatori alle persone del proprio palazzo. Se vedete comportamenti in contrasto con i decreti Covid, però... telefonateci e segnalatecelo. Hai il numero sotto mano? Ma io perché ti do retta? Cioè, perché ti do retta? Beh, non c'è nessun motivo, infatti non mi dai retta Murgi, no, siamo qui a parlare, non risolviamo, questo non risolviamo, è molto vero. Però parliamo. E che, sì, parliamo, e che la libertà... Di sciarare le cose.
La libertà è davvero un processo e poiché è un processo non si perde mai tutta in una volta, si perde piano piano, spesso per rinunce volontarie. Per questa ragione sono spaventata dal fatto che tantissime persone in questo momento stiano volontariamente rinunciando non soltanto alle libertà costituzionali che sono necessarie, ma anche al diritto al dissenso che invece non mette in pericolo nessuno se esercitato. Ma certo che non mette in pericolo nessuno, cioè, anzi... Il dissenziente non è un irresponsabile. No, il dissenziente è il dissenziente. Sì, infatti non sono sinonimi. Infatti non sono sinonimi. Anche se uno riprendesse il vocabolario, dissenziente e irresponsabile non sono sinonimi. Okay. È molto importante che per giocare con le regole della dialettica e le regole della democrazia, almeno ogni tanto si vada a vedere quali sono le sinonimie in italiano, perché altrimenti è tutto uguale, capito? Va bene. È quello che faremo, quello che farò anch'io. Non abbiamo fatto quella sulla pedagogia didattica con Alessandro Giammei, perché Alessandro Giammei sta a 9 ore di fuso orario da noi e quindi non riusciamo a far coincidere gli orari, ma ci riusciremo sabato quando io non vado in trasmissione e Alessandro non a scuola. Quindi se tu puoi sabato, egli è disponibile. Sì. Vorrei dire anche che Alessandro Giammei è a 9 ore, non perché è nella sua seconda casa o in una casa di vacanza, ma perché insegna nel college di Bryn Mawr e quindi è professore lì negli Stati Uniti d'America. Sì, al momento il posto delle patatine. Il posto delle patatine. Al momento nell'Oregon. Al momento sta, nell'Oregon. Didattica a distanza anche lui. È professore a Bryn Mawr, volevamo dire questo, non la sua vita privata, semplicemente che è professore a Bryn Mawr e cioè, volevamo definire diciamo, l'America come il paese delle patatine e dove la felicità è un diritto e non una responsabilità, come invece è una responsabilità. Abbiamo scoperto in questa magnifica conversazione con Michela Murgia, io vorrei istituire una cosa, Murgia, avrei voluto dirtelo fuori onda, ma invece te lo dico qui, vorrei fare come nelle radio quando eravamo ragazze, tipo siccome ci arrivano un sacco di temi, quando discutiamo di un tema che prendiamo dalle richieste, vorrei fare la dedica, tipo, è questo tema, è per Silvia, che ieri ci ha mandato un messaggio riguardo... Va bene, va bene, allora... Radio commerciale di quelle... Ma domani, no, che radio commerciale di quelle, noi Radio Capital lo facciamo. Sì, facciamo così, va bene, da domani quando prendiamo il tema di qualcuno glielo dedichiamo. Esatto. Perfetto. Esatto. Va bene, ciao Murgi, vado a finire di leggere. Vedete, mi hai diminuito della metà l'incazzo, non del tutto, ma della metà sì. Ed anche tu a me. Ciao, un bacio. Bacio. E questo è, ci vediamo domani alle 21. Ciao.